Amelio Mazzella, organizzatore di questa competition. Ci può spiegare un pochettino da dove sono venuti e quanta gente? Abbiamo 13 artisti, un po' da tutto il mondo, dalla Malesia, dal Canada, dalla Germania, dalla Svezia, dalla Francia, dalla Polonia e ovviamente gli italiani. Ecco, per un totale? Sono 13 artisti. Qual è il tema? C'è un tema? Quest'anno abbiamo voluto fare tema libero, visto che è una gara, ma non è la gara che sarà l'anno prossimo. L'anno prossimo sarà anche una gara valevole per le Olimpiadi invernali, quindi è un po' più impegnativa. Quest'anno abbiamo voluto lasciare liberi gli scultori di dare il loro spazio alla creatività. Posso dire che è una famiglia che cresce, una famiglia che si ritrova a Gaeta tutti gli anni, siamo tutti quanti amici, è una festa dell'arte e della cultura. Cosa vuol dire lavorare il ghiaccio in un paese dove il ghiaccio non è proprio il suo clima, diciamo, tipico? Posso dire qualcosa un po' più di tecnico. Diciamo che la gara di Gaeta, che sta nel programma mondiale delle sculture di ghiaccio, posso dire che è la gara più difficile, perché è l'unica gara che viene fatta in temperatura positiva. Nelle altre parti, fortunatamente per loro, hanno temperature da meno 4 a meno 25, qua hanno un più 15, quindi è molto più difficile gareggiare qua che non altrove. E tra l'altro la gara di Gaeta fa sì che noi riusciamo a capire molto meglio chi sono i più bravi. Che cosa rappresenta la sua opera? Allora, è il monumento all'euro, però all'euro che sparisce continuamente dai conti pubblici, quindi è un po', diciamo, il racconto dei fatti quotidiani dell'ultimo periodo, insomma, ecco. Quindi è un monumento sarcastico, insomma. Cosa vuol dire trovarsi qua a Gaeta per questa manifestazione? È una cosa bellissima, perché è una manifestazione molto importante ed è a livello internazionale, quindi c'è molto pubblico, la città è molto accogliente e noi siamo felici e contenti di dare il nostro lavoro per questa città.